Bentornati alla parte 2 di questa chat inquietante. Me l'hanno inviata, è divisa in 4 puntate, siamo alla numero 2, quindi se non avete visto la prima puntata non capirete nulla. Vi invito a guardarla, ve la metto qui da qualche parte nella di informazioni e poi tornate qui. E soprattutto non vi consiglio di guardarla la notte da soli al buio, no. Qual è il tuo horror preferito? Dove eravamo rimasti? Piccolissimo riassunto, se così si può chiamare, della puntata precedente, solo per chi ha visto la puntata precedente. Daniele ci manda le chat e Daniele conosce Tony online. Siamo rimasti al punto in cui Tony chiama Daniele e gli dice: Daniele, ho paura, aiutami. C'è mio fratello Vincenzo che mi guarda dalla finestra, lui lo vede dalla finestra, che guarda e fissa la sua camera, e il fratello Vincenzo sotto la pioggia, insomma, molto, molto inquietante. Ecco appunto, Daniele, aiutami, e Daniele risponde: dammi il tuo indirizzo, vengo subito da te. Tony, rispondi. Ah, perché lui non risponde. Rispondimi al telefono, mi sto preoccupando. Incidenti. Sembrano avere uno scopo. E non risponde più per tipo un'ora e mezza, ragazzi. Daniele, devi scusarmi, è il cavolo, cioè, se fosse stata una mia amica io sarei andata proprio, cioè, nel pallone. Tranquillo, ora è tutto ok. Poco dopo è arrivata mia madre, ha parlato con Vincenzo e lui se n'è andato. Tony, ho capito, ma perché non mi hai scritto prima? Ti ho chiamato 100 volte e mi sono preoccupato. Sì, scusami, è che ho passato le ultime 2 ore a parlare con mia madre. Si può sapere che è successo? Perché tuo fratello si comporta così? Ha detto a mia madre, quindi Vincenzo, che era venuto per parlare con me dopo che voi due vi siete sentiti. Perché ricordate che Daniele e il fratello Vincenzo si erano sentiti con la scusa del torneo di calcio, però Daniele voleva aiutare Tony a riappacificarsi col fratello, ma il fratello non ne vuole sapere, anzi, ha detto pure: ti mando all'ospedale insieme a mio fratello. Che cosa gli hai detto esattamente? Perché mia madre ha detto che sono un bugiardo. Ma nulla, l'ho invitato a partecipare al torneo e poi siamo finiti a parlare di rapporto fra fratelli. E ho detto che è normale non andare d'accordo qualche volta. E lui ha detto che devo farmi i fatti miei. Diciamo così, sì, infatti diciamo così. In che senso diciamo così? È stato più colorito nel linguaggio. Ti ha minacciato, vero? Conosco mio fratello. Sì, non ce la faccio più. Comunque mi dispiace tanto se ti ho detto qualcosa di brutto. Io vivo così da sempre. Tranquillo, però forse hai ragione. Devo starne fuori. Almeno è quello che gli faccio credere, perché se tu avrai bisogno io ci sarò sempre. Grazie amico mio. Ascolta, ci sentiamo più tardi. Sto chattando con Wendy. Wendy, sì, infatti ora chi è sta Wendy? Sì, la ragazza a cui ho dato buca, ricordi? Ah sì, quella con cui non è più uscito perché c'è stato il casino a casa. Ci stiamo sentendo spesso durante la giornata. Ah, dai, ho capito, preparo l'addio al celibato. Ma no, sì, a parte gli scherzi, non ti farebbe male avere una relazione fissa ogni tanto. Vedremo. E lui sembra convinto, un sorrisino. Ok, 2 giorni dopo, da quello che mi scrivono, Daniele scrive a Tony: Ehi, allora com'è andata ieri sera? Ah, sapevo che me l'avresti chiesto. Forse si sta continuando a vedere con Wendy? Certo, lo sai che sono sempre curioso di ascoltare i tuoi racconti. Aspetta, come hai detto che si chiama lei? Wendy, sì, è sempre lei. Ah, sì, ma è italiana? È mezza americana, ma vive in Italia già da quando era molto piccola. E quindi, oh, vuoi parlare oppure devo tirarti le parole di bocca? Sì, infatti lui non, adesso, di solito prima raccontava tutto, adesso mi sembra un po' più trattenuto. Ah, dai, che vuoi sapere? Ah, ho capito, ti piace davvero, altrimenti avresti già raccontato ogni dettaglio sconcio. Ok, devo ammetterlo, mi piace. Applausi? Dai, dimmi almeno se è come nelle foto. Anche meglio. Io credo all'amore a prima vista. Ma soprattutto una ragazza in gamba e molto intelligente. Sono contento. Allora non ti chiedo altro? No, non devi chiedere altro. Guarda, non me l'ha ancora... Sì, gliel'ha detto. Non me l'ha ancora data. Cosa? La felicità, se è quello che vuoi sapere. Solo un bacio e un nuovo appuntamento per stasera. E allora è proprio seria. Aspetta, ferma. Solo perché non te l'ha ancora data, non te l'ha data la prima sera, allora è seria. Allora, voglio dirvi una cosa: questi stereotipi da anni 50, con tutto il rispetto degli anni, per gli anni 50, devono essere superati perché conosco persone che magari si trovano bene, la prima sera scatta qualcosa, c'è l'opportunità, c'è la situazione e può succedere, e persone che invece aspettano più tempo. Ma questo non fa una persona più seria o meno seria, perché conosco anche tante e tanti che fanno tutti preziosi all'inizio e poi sono i peggiori. Dovevo dirlo, andiamo avanti. E allora è proprio seria. Sono davvero contento per te, Tony. In fondo lo sapevo che stavi solo cercando quella giusta per te. Sì, dopo 200 appuntamenti ce l'ho fatta. Dai, ora vado in palestra, magari ci sentiamo dopo. Ok, una settimana dopo, Tony scrive a Daniele: Dani, sei impegnato? Ho bisogno di parlarti. Oddio, che altro è successo? Sono in facoltà, fra un'oretta dovrei essere a casa. Ti scrivo io appena arrivo. Ma è urgente? No, no, tranquillo, a dopo. Eccomi, ok, quindi un'oretta e mezza dopo. Eccomi, dimmi tutto. Hai pranzato? Non vorrei disturbarti. Sì, tranquillo, ho appena finito, sono sul divano. Ok, allora non so da dove iniziare, è già qui l'ansia. Se dici così mi preoccupo. No, è che non vorrei sembrare stupido. Tony, ormai ti conosco, tutto sei fuorché stupido. Ah, sei sempre gentile, ma stavolta ho paura di esserlo. Se ci dici perché, mi dici che è successo? No, ancora niente, ma ho dei dubbi. Su cosa?
su Wendy. Ah, iniziamo bene, perché va tutto bene, fino all'altro giorno mi sembravi felicissimo, e lo sono, solo che adesso sto iniziando a far caso a dei dettagli a cui magari prima non davo peso. Puzza. Ah, ma no, che dici? Dai, scherzo. È che quando usciamo spesso le arrivano dei messaggi. Tony, ti prego, non iniziare a fare il fidanzato geloso per qualche notifica. Te lo dico perché me lo faceva notare sempre la mia ex e a me dava fastidio, anche perché erano i messaggi del gruppo di calcetto. State insieme da poco, non instaurare già questo rapporto basato sulla gelosia senza fondamento. Se fosse senza fondamento ti darei ragione, solo che lei risponde sempre ad ogni messaggio che le arriva. Ieri sera, mentre lo stavamo facendo, si è addirittura fermata per controllare il cellulare. Ok, allora qui c'è qualcosa che non torna. Ah, ok, allora darebbe fastidio anche a me. Gliene ho parlato, ma le dice solo che sono le amiche, oppure che deve controllare il cellulare spesso perché potrebbe scriverle la madre che non sta molto bene in questo periodo. Capito, ma mi sa che non ti fidi. E non mi fiderei neanche io. Cioè, se nel mentre di quello tu ti fermi, abbiamo un problema. Esatto, perché ieri ho notato la foto della chat di WhatsApp a cui stava rispondendo. L'ho vista di sfuggita, ma di certo non era né la madre né una donna. Sei sicuro? Sì, Dani era un uomo di sicuro. Magari era lo zio o il cugino, ma a me qualcosa non torna. Ecco perché volevo il tuo aiuto. E come dovrebbe aiutarlo? Il mio aiuto? Guarda che studio informatica, ma non sono un hacker. Non riesco a entrare nel suo cellulare. No, pensavo a qualcos'altro. Ho paura. Se ti dessi il suo numero, tu potresti provare a capire. Ovviamente non dirai di conoscermi e ti comporterai come qualcuno che vuole provarci. Scusa, come si giustificherebbe il fatto di avere il suo numero? Sta cercando coinquilini, c'è il suo numero nella bacheca della sua università. Potresti dire di averlo preso da lì e approcciare chiedendo informazioni sulla casa. Ascolta, Tony, tu sai che siamo amici e che ti aiuterei sempre, ma questa è una richiesta un po' particolare. E lui non risponde, mi capisci? Sì, ti capisco, ma è davvero una cosa innocente. Sai cosa ho passato con la mia ex e tu puoi capirmi bene, non voglio ripetere la stessa esperienza. Proprio ora sono guarito da quella vicenda e mi sto lasciando di nuovo andare. Ci devo pensare. Ti prego, Dani, sarò in debito con te. Ok, ma allora le paghi tu le birre quando finalmente ci vedremo? Ah, certo, ti giuro che ci organizziamo presto. Fra i tuoi esami e la mia nuova relazione non è facilissimo incastrare tutto, lo sai? Sì, sì, lo so, tranquillo. Allora girami sto numero. E infatti abbiamo la chat con Wendy. E Daniele a scrivere a Wendy, immagino con la scusa dell'affitto della casa, insomma. Ciao, ti contatto per l'annuncio che ho trovato in bacheca all'università. Ciao, eri interessato alla casa oppure ai libri o due annunci? Alla casa, cerchi coinquilini, giusto? Sì, esatto. Posso sapere il tuo nome, per favore? Daniele. Io sono Wendy, piacere. Sei interessato alla camera doppia o singola? Alla singola, non riuscirei a studiare in una doppia. Sì, ti capisco. Il prezzo quale sarebbe? 450. Comprensivo delle bollette? Sì. Perfetto, grazie delle info, ti do conferma a breve. Va bene. Perdonami però, solo una domanda, ecco lui che si infiltra. Dimmi, ma Wendy è il tuo vero nome? Non ho mai conosciuto una ragazza con questo nome. Sì, è il mio vero nome. Mia madre è di origini statunitensi e 25 anni fa ha incontrato mio padre che era in vacanza lì. 4 anni dopo sono nata io. Ah, capisco, comunque è un bellissimo nome. Grazie. Comunque anche il tuo è un bel nome, il mio primo fidanzatino si chiamava Daniele. Spero che non sia finita male. No, anzi, ho un bellissimo ricordo di lui. Ottimo. Ottimo allora, dai, ti faccio sapere presto così vengo a vedere la casa dal vivo. Perfetto, a presto. Ovviamente Daniele che fa? Va a fare il rapporto a Tony subito dopo e scrive: Tony, ho appena sentito Wendy, quindi niente, è ancora troppo presto, ho solamente chiesto della casa, mi ha dato informazioni e dovrei farle sapere. Niente di anomalo? Nulla, ma so che il suo primo fidanzatino si chiamava Daniele. Ah ah, te l'ha detto lei? Sì, perché le ho chiesto delle origini del suo nome e lei mi ha raccontato la storia e infine mi ha detto che anche il mio era un bel nome perché il suo primo fidanzatino si chiamava così. Capito, quindi niente di strano? Ti ripeto, nulla, ma è ancora troppo presto. La prossima volta le scriverò per prendere un appuntamento per vedere la casa. Ovviamente non ci andrai, ovvio che no, poi darò buca con una qualche scusa, ma intanto avrò modo di scriverle, capisci? Sì, sì, certo. Ora tu continua a vivere tranquillamente, non ti fissare. No, tranquillo, anzi stasera che mi vedo con Wendy le farò vedere il mio film preferito. Biancaneve sotto ai nani? Ah ah ah, no! Ah, l'altro! Certo, il mio film preferito, Shining. Beh, bel filmone. Sì, ma perché non l'ha mai visto? No, lasciala. Sono quasi d'accordo. Dai, oggi lo vedrà. Vabbè, ti lascio alla tua serata. Però, ok, ovviamente Daniele e Wendy continuano a sentirsi. Non sappiamo esattamente quanto tempo dopo, comunque. Ciao Wendy, scrive Daniele. Spero di non disturbarti. Ciao, no, tranquillo, dimmi. Se per te va bene, vorrei prendere un appuntamento per vedere la casa.
cosa, come ti dicevo. Sì, preferisci domani per le 17 oppure giovedì? Purtroppo gli altri giorni sono impegnata. Giovedì sarebbe meglio, mi sto preparando per un esame importante e questi giorni vorrei solo studiare. Immagina che non esco da settimane, meno male che non sono fidanzato, se no mi avrebbe già lasciato. Ecco, lui vuole buttare l'esca. Quanto ti capisco, solo che io sto vedendo un ragazzo e devo anche dividermi fra lui e lo studio. Ah, quindi lei si dichiara fidanzata. Ah, allora sei impegnata. Beh, impegnata proprio no, nel senso che ci frequentiamo comunque da poco. Beh, è vero. Capito? Allora ho speranza, è lui che ci prova spudoratamente. Non esagerare. Però lei sorride, questa faccina qui non mi convince. Comunque, se sei strano come lui, sicuramente no. Strano? Sì, forse non riesco a trovare il termine adatto, ma è strano. Ah, ma spero nulla di pericoloso. No, anzi, non lo so, come non lo so. In ogni rapporto ci sono ostacoli da superare. Non voglio annoiarti, ma figurati, ora mi hai incuriosito. Guarda, lui mi piace, è un bel ragazzo ed è anche piacevole parlargli, ma ogni tanto ha degli strani sbalzi d'umore. Guarda che non ce l'avete solo voi donne. Simpatico. Anche simpatico. Dai, allora ci vediamo giovedì alle 15. Ah, ok, lui non gliene frega, lui vuole andare cioè diretto all'obiettivo. Mi raccomando, se ha altri sbalzi d'umore scrivimi, non mancherò a giovedì. Ok, adesso Tony scrive a Daniele. Comunque da... ah, ok, stavano parlando. E scrive: comunque Dani, stai continuando a sentirti con Wendy? Sì? Sì, sì, anche se io ho dato buca per la casa, lei ha creduto alla scusa, quindi è stato giorni dopo, perché sì, avevano l'appuntamento il giovedì, quindi è questa chat di giorni dopo. Anche se io ho dato buca per la casa, lei ha creduto alla scusa e abbiamo continuato a scriverci indipendentemente. Ah, notato nulla di strano? Beh, già questa è una cosa strana, perché se io sto parlando con un tizio che deve vedere la casa, poi mi dà buca, però continuiamo a parlare, beh. No Tony, anche stavolta devo dirti di no, anzi mi sembra una ragazza a posto. Vabbè, magari hanno instaurato un rapporto di amicizia. Ok, comunque se dovesse cambiare qualcosa fammi sapere. Ma tu con lei tutto bene? Sì sì, sempre meglio. Infatti scrivile ancora qualche giorno e poi la finiamo con questo teatrino. Ok, abbiamo una chat con Wendy e lei a scrivere a Daniele. Daniele, ci sei? Ehi Wendy, dimmi. Scusami, forse è presto. Sono le 9 di mattina, vabbè. Ma stamattina avevo lezione e sono appena uscita di casa. Tranquilla, anch'io sono sveglia già da un po'. Questi giorni sto ripetendo per l'esame. Ah, è vero, oggi è l'esame. Sì, finalmente. Allora non ti rubo tempo, ma avevo bisogno di confidarmi con qualcuno. Lo sai che per te ho sempre tempo. Scusa, ma sono ancora un po' agitata. Che è successo? Dai, prova a raccontare, magari ti posso aiutare in qualche modo. Ho dormito col mio ragazzo e stamattina è successa una cosa che mi ha fatto spaventare. Mi sono svegliata e ho sentito lui dietro le mie spalle che ansimava e parlava in modo strano. Io le cose durante il sonno, ragazzi, muoio. Cioè posso anche morire, ve lo dico. Guarda che può succedere di parlare nel sonno. Hai ragione. Però sembrava che stesse parlando proprio in un'altra lingua. E la cosa che mi ha fatto più paura è che aveva cambiato la voce. Ragazzi, io me ne vado. Le tue armi sono innocue con me. In che senso? Non sembrava lui. C'era una parola incomprensibile che ripeteva spesso, ma non riesco a ricordare quale. Ti giuro Dani, non era lui. Mi sono spaventata così tanto che a un certo punto mi sono girata di scatto e lui si è fermato all'improvviso, come se avessi spento un interruttore. Sei sicura che non fosse solo un incubo? Non lo so, so solo che mi sono alzata, vestita e uscita più in fretta che potevo. Va bene, ma ora calmati. Vai a lezione e magari quando torni gliene parli. Va bene, dai, grazie, sempre gentile. E 3 secondi dopo scrivo: Dio Dani, mi ha seguito, ce l'ho davanti. È tornato. Ok, ragazzi. E la seconda parte finisce qui. Chi me l'ha mandata mi ha detto: Nadia, fino alla fine la devi leggere, devi vedere come va a finire, perché veramente è molto cupa. E va bene, è Halloween e noi ci prenderemo questa responsabilità. Però like per questo video adesso e ci vediamo martedì prossimo con la puntata numero 3. Vi ricordo che saranno 4 puntate. E mi raccomando, però, nel frattempo, fate i bravi.